Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi in questo video faremo una recensione di questo prodotto che mi è appena arrivato da Amazon e si tratta di un diciamo treppiede con una lampada LED che cambia diverse intensità di colore e che si possono per l'appunto, come vediamo qui anche in foto, ma vi lascerò anche il link in descrizione se eventualmente lo vorreste acquistare, dove ci permette di inserire questo treppiede, ci permette di inserire sia un smartphone che anche una telecamera per fare magari video selfie o per fare anche video da mettere su YouTube. L'ho acquistata perché ogni volta che facevo un video per quanto riguarda soprattutto il fai da te avevo scarsità di luce e i video mi venivano scuri e quindi con poca luminosità. Voglio vedere se questa lampada fa al caso mio e ci permette anche di avere, ciò da non sottovalutare, un telecomando che è Bluetooth che si abbina sia ai sistemi Android che ai sistemi Apple per poter effettuare gli auto selfie e quindi per poter partire anche la registrazione di un video. È dotato di un telecomando che attraverso questo telecomando per l'appunto si possono cambiare l'intensità della luce e anche la colorazione, quindi possiamo passare da caldo a freddo. La sua altezza massima praticamente dal braccio telescopico, come vediamo qui in foto, può arrivare, la prima asta arriva a 26 cm, in più si può allungare di ulteriore 18 cm. Il diametro della lampada esterno è di 21 mm, quindi 21 cm. Vi è la possibilità per l'appunto col telecomando di aumentare 11 livelli di luminosità sia a caldo per arrivare anche alla luminosità a freddo. In più abbiamo in dotazione due anelli di rotazione dove si possono inserire o uno smartphone o una telecamera o anche lo specchio, perché mi sono dimenticato a dirvi che il cerchio e quindi la lampada LED al centro alloggia uno specchio dove si possono vedere in tempo reale quello che la lampada sta illuminando e quindi variare eventualmente la luminosità attraverso il telecomando. Allora, abbiamo fatto questa premessa e vediamo ora cosa contiene il pacco. Apriamo. Questo è il pacco della telecamera. Questo per l'appunto è il nostro treppiede. Loro la chiamano Beauty LED Light perché viene utilizzata per truccarsi e quindi ma anche per fare diciamo selfie e quant'altro. Vediamo il suo contenuto. Allora, abbiamo un libretto di istruzioni in cinese e in inglese, poi abbiamo una borsa che può contenere tutto l'intero kit, qui abbiamo il nostro treppiede, basta aprire le tre aste, 1, 2 e 3, e trarre questo qui in giù, farlo arrivare in battuta e quindi stringere questa vite qui, dopodiché qua abbiamo anche la barra telescopica, abbiamo 26 cm e in più abbiamo l'asta che si alza ulteriormente di altri 18 cm, quindi in totale 44 cm. Di qua si può stringere, poi abbiamo la barra che va montata qui, abbiamo questo coperchietto da togliere che ha una barra filettata dove si possono mettere o direttamente i singoli supporti, quindi per una telecamera o per mettere anche il supporto per il cellulare, quindi direttamente qui, perché entrambi si possono avvitare. Mettiamolo questa magari più bassa così vediamo perfettamente come funziona, quindi o mettere questo per il cellulare che a sua volta ovviamente si può ruotare
in orizzontale, in verticale e poi stringere attraverso questa rotellina qui. Quindi io mettere anche questo supporto che praticamente si può avvitare qui e poi scegliere l'inclinazione e avvitare da questo lato questa vite per poter mettere in posizione, quindi fermare il supporto. Di questi ne abbiamo due, di questi supporti, perché come vi dicevo in uno si può montare la lampada LED che ora vedremo, quindi ne avremo due di questi che si possono mettere la telecamera o magari il supporto per il cellulare. Abbiamo la lampada LED con relativo telecomando e porta USB, perché viene alimentata o si può alimentare o con il computer stesso attraverso una porta USB o attraverso un adattatore USB di qualsiasi telefono o smartphone, perché ormai tutti hanno l'ingresso standard USB. E di qui abbiamo il nostro specchio, in questo momento alla pellicola, per questo si vede in questo modo, che è magnetico, perché si attacca a due magneti, quindi possiamo decidere di metterlo o magari toglierlo. Noi in questo momento lo toglieremo. Da qui ha il foro per poter mettere il supporto. Allora, la classica installazione è questa: si mette questo supporto, doppio supporto, questo ovviamente va avvitato alla parte superiore con le rotelline verso il basso, alla lampada va avvitato il singolo supporto. Quindi da questo lato magari metteremo la lampada e andremo ad avvitare di qua, e da questo lato metteremo un supporto per il mettere il cellulare o il nostro smartphone. E di qua, come al solito, come avevo detto, si può regolare orizzontale o verticale questa rotellina qui. Gli daremo l'inclinazione della nostra lampada. Quindi, e questa rotellina qui invece ci permette di girare la lampada destra e sinistra. Quindi abbiamo qualsiasi tipo di inclinazione, in avanti, indietro, destra e sinistra. Qua abbiamo il nostro telecomando per poter cambiare l'intensità della luce, quindi andare da luce fredda a luce calda, quindi da giallo al bianco, con 11 diverse tonalità. Questo è il nostro telecomando, quindi da qui si accenderà sopra e sotto, e qua ci sarà la modalità, quindi cambierà il tipo di luce, caldo, fredda o una via di mezzo. Poi per ultimo abbiamo anche il telecomando per poter scattare i selfie. Questo bottone è stato creato per adattarlo ai sistemi iOS, e questo qui per i sistemi Android. All'interno troviamo una piccola spiegazione su magari come associare il dispositivo. Per associare il dispositivo cosa dovremmo fare? Da questo lato c'è un bottone che accende on e off. Incomincerà a lampeggiare questa luce LED. Dopodiché prendiamo il nostro dispositivo, il nostro smartphone, andiamo sull'impostazione del Bluetooth . Lui l'ha riconosciuto, infatti si chiama AB Shutter 3. A questo punto facciamo il collegamento attraverso il Bluetooth, diciamo abbina. Da questo momento apriamo la fotocamera, e se clicchiamo con il tasto iOS, perché io ho un iPhone in questo caso, scatterà la fotografia. Niente di più semplice. Ora vediamo innanzitutto come si vede. Attacco il connettore USB in una porta del computer, per l'appunto USB. Tramite il telecomando accendiamo la lampada. Sul primo bottone di sotto, dove c'è scritto Model, quindi cambiamo le tre tipologie di luminosità. Abbiamo freddo, meno freddo e caldo, quindi più giallo.
Attraverso i due bottoni up and down, in una delle tre modalità, possiamo diminuire l'intensità della luce e aumentare l'intensità della luce. Va bene, e sembra abbastanza funzionale, perché come vi dicevo, da questo lato ci permette di poter mettere sia uno smartphone in maniera orizzontale o in maniera verticale, e nello stesso tempo potremmo anche mettere, sostituendo il supporto, una telecamera per poter fare dei video sia per YouTube o per qualsiasi altra tipologia ci possa servire. Sto provando per l'appunto la lampada con il supporto, ho attaccato la mia telecamera e praticamente ho sulla mia sinistra la lampada LED e sulla mia destra, come vedete, ho la telecamera. Attraverso il telecomando posso decidere di cambiare le tre intensità di luminosità, quindi abbiamo fredda, meno fredda e calda. Si possono variare le intensità della luminosità in uno dei tre, diciamo, menu principale. Ora mettiamo ad esempio quella fredda e variamo la luminosità. Quindi sono molto soddisfatto di questo prodotto, perché ha un buon rapporto qualità prezzo, perché, come ripeto, con soli 29,99 euro è un prodotto che ci permette di fare video self e avere una luminosità che possiamo regolare a nostro piacimento e quindi realizzare video con una luminosità perfetta. Perché a volte, in base alla luminosità anche di una lampada a soffitto o di una lampada laterale, potremmo avere una zona d'ombra sulle nostre riprese. Quindi sono molto soddisfatto di questo prodotto, ripeto, lascerò il link, e con soli 29,99 euro potremmo acquistare questo prodotto che, come rapporto qualità prezzo, io lo reputo ottimo. Per oggi è tutto, come al solito, se vi è piaciuto questo video tutorial lasciate un bel pollice verso l'alto, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina, così sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Ciao e alla prossima!